Quando nacque più di 30 anni fa, la Fondazione Mediterraneo promosse gli Stati Uniti del mondo. Oggi, dopo 30 anni, con la pandemia in atto, è diventata una necessità e tantissimi sono gli Stati, a partire dagli Stati Uniti d'America, che stanno aderendo a questo progetto che significa semplicemente condividiamo le conoscenze, preserviamo tradizioni e antichi saperi per contrastare pandemie, guerre, ingiustizie sociali. I sogni ti vengono a trovare quando è sera, dipingono il sapore del domani, l'essenza dei pensieri. L'Italia, la Campania, Napoli costituiscono uno scrigno di tesori degli Stati Uniti del mondo. La Fondazione Mediterraneo, con il programma La Campania delle Emozioni, ha testimoniato con circa 40 video emozionali in altissima definizione i siti archeologici, ambientali, architettonici e monumentali più belli di Napoli e della regione Campania. Ma il patrimonio degli Stati Uniti del mondo è costituito anche dalle testimonianze di grandi protagonisti della storia. E Napoli, nell'ambito della cultura, nell'ambito dell'arte, nell'ambito del teatro e della creatività, ha 5 personaggi che noi abbiamo voluto inserire in questo patrimonio emozionale dell'umanità. Totò, Eduardo, Enrico Caruso, Massimo Troisi e Pino Daniele. Ed è da lui che cominciamo questo viaggio raccontando la storia Pino Daniele e Terra Mia, perché Pino si identifica diversamente da tanti altri grandi artisti con la sua terra, in maniera trasversale. Dal popolo, dai poveri, ai borghesi, ai ricchi, tutti restano emozionati dalla sua musica, dalla sua canzone e dal suo tratto distintivo che ha portato Napoli nel mondo. Tra i visitatori al Museo della Pace e al percorso Pino Daniele, tanti che hanno inciso sulla loro pelle il nome, la firma, una canzone di Pino. Perché? È perché lui fa parte di Napoli, della mia vita e mi accompagnerà sempre. Perché ci ha cresciuti, questa è la verità. Che cosa c'ha lei? Terra mia. Terra mia. Daniele abitava nel pieno centro di Napoli e frequentò prima la scuola elementare Oberdan e poi l'Armando Diaz, dove si diplomò come racconta e canta in Isopazzo. E non sono meno, ma sono pure diplomato e la faccia nera l'ho dipinta per essere. Proprio a partire dalla scuola si avvicinò alle prime chitarre e la curiosità diventò poi una passione e la passione mise in moto il suo talento. In queste tracce troviamo appunto tracce di vita, di passioni condivise, di musica e di sogni. Sono 35 anni che non si nastri, non si ascoltano. E circa mi capì 3, 4. Nei nastri ci sono le prime idee che mostrano già una strada che nessuno avrebbe mai immaginato, neanche Pino. La sezione del museo dedicata a Pino è frutto di un incontro casuale, ma soprattutto di un'opera forte di convinzione che abbiamo fatto nei suoi confronti, perché lui diceva scaramanticamente che non voleva spazi dedicati quando era ancora in vita. Il museo dedicato a Pino Daniele, Fabio D'Alfonso.
lui era timido, non voleva assolutamente memoria o cose del genere, e sono oggi felice di aver insistito, perché questo spazio unico nel suo genere testimonierà per sempre la grandezza di uno dei più grandi musicisti, non solo italiani ma di tutto il mondo. È qui in Piazza Municipio, nel cuore di Napoli, che si trova il Museo della Pace, il MAMT, un luogo straordinario dichiarato patrimonio dell'umanità e che ospita su due piani il Pino Daniele Live. Due sono i personaggi del mondo dell'arte e della creatività qui rappresentati, lo scultore Mario Molinari e Pino Daniele. Sette ambienti in cui sono custoditi strumenti, abiti, foto, il suo studio di registrazione con lo sgabello su cui ha creato i suoi riff più celebri. Le sue chitarre, il microfono con cui ha registrato Napolè, è la magia di uno spazio che racconta la storia di uno dei più grandi musicisti che l'Italia ha avuto negli ultimi tempi. Un'esperienza imperdibile per tutti quelli che hanno amato il grande performer e la sua musica, colonna sonora di un'epoca, ma ancora capace di regalare grandi emozioni. Ho ancora vivo nella memoria il momento in cui, alla fine del 2014, poche settimane prima della sua fine, lui venne al museo, acconsentì alla realizzazione finale del museo come l'avevamo concordata e mi sopportò mentre strimbellavo cammina cammina. Diceva che stonavo, che solo i giapponesi potevano ascoltarla, ma soprattutto lasciò un messaggio: non dimenticare di documentare Gesualdo da Venosa. E fuori con me. Se questo non fosse più con te, con amore, voglio dire, fuori con me. Quant'anno male senza Maria, cavolo, che in giapponese penso. Sono solo tre anni, ci penso te se passo dietro. Fuori con me. Con personaggio, personaggio. Bravo. Bravo, ha studiato Schwinze. Bravo. Bene questa cosa di Gesualdo. Dimmelo ancora che no, non andrai mai via da me, mentre il mare si prepara la sera. E se abbiamo un bagaglio incredibile, un patrimonio che gli altri ci invidiano, perché noi parliamo della musica quando è nata la musica. Gesualdo da Venosa è stato il primo a scrivere la musica, se parliamo dell'epoca barocca, a cinque voci, cioè la musica vera, la musica che nasce dalla voce. Nel cielo blu, come Icaro, come Icaro. E quindi è stato il primo autore straordinario, poi tra parentesi, che ancora oggi è studiato, invidiato e ancora oggi quell'armonia, quel modo di intrecciare le voci è diventata l'armonia del mondo. Lontano dagli occhi della gente, per questo amore. Periodo mi sono proprio fissato su questo, ho fatto anche una tournée da un disco che si chiama Passi d'autore con cori, una formazione a cinque voci, volevo sperimentare alcuni brani miei tipo Quando e altri brani fatti per le voci. Quando, dove sono i tuoi occhi?
veramente è stato questo, straordinario, il rapporto con questa armonia e con quello che ci circonda, con gli elementi naturali, come la pioggia, come il sole, come il mare. Si vedrà l'aurora. La notte se ne andrà. Arrivederci ancora. Le margherite al sole. L'olivo crescerà. Il tempo ci darà ragione. Come la musica e le resteremo qua ad aspettare l'alba. Fatto anche un pezzo incisuale. È molto interessante perché da lì si capiscono le armonie, cioè per un musicista che capisce l'armonia anche delle cose attraverso le voci. Siamo al Museo della Pace che ospita la sezione Pino Daniele Alive. Nell'opera Alle mie spalle di Mario Molinari si specchia Napoli col Vesuvio, con il mare, una città unica, una delle poche capaci di pensare europeo e respirare mediterraneo. E con Napoli Pino ha avuto un rapporto di odio e di amore, ma soprattutto ha lasciato un segno indelebile con la sua Napulè. Thank you.
Voglio dire solo una cosa e me ne vado. Io esisto grazie a voi. Ciao. Ricordo che me ne parlò Gio Marratto. Gio Marratto fece un documentario di un'ora dove raccontava questo ragazzo, capellone, un po' grassottello, che era chiaramente un ribelle. E lui si fece accettare, malgrado allora ci fosse un po' di pregiudizio verso i ribelli. 1977, il sottoscritto faceva una trasmissione televisiva, si chiamava L'altra domenica, un rotocalco dello spettacolo con corrispondenza nelle varie città italiane, ma anche nelle grandi capitali, New York, eccetera. E naturalmente una delle corrispondenze arrivava puntualmente da Napoli. Era il corrispondente, si chiamava Raffaele Cascone, e mi segnalò che nei dintorni di Piazza Municipio c'era un ragazzo, il bassista di Napoli Centrale, suonava a chitarra e aveva scritto delle canzoni molto belle, tra le quali c'era una canzone dedicata alla tazza di caffè, alla tazzulelle caffè. Dunque Pino Daniele è uno che, contrariamente ai cantautori napoletani di oggi, che gentilmente abbandonano anche il dialetto napoletano, magari per cantare in italiano, non parlano più dei problemi della loro città. Invece no, Pino Daniele ha conservato tutte queste cose, cioè canta in napoletano e parla dei problemi della sua città, però ne parla con una voce molto particolare, lo sentirete, e poi, non so, una grinta tutta sua. Pino Daniele. Ya mannanza con una canzona! E quando il regista di No Stop, Enzo Trapani, chiese a noi della Smorfia chi potesse essere un corrispettivo musicale di quello che cercavamo di portare in TV, con Massimo e Lello non ci fu alcun dubbio nel chiedere a Pino di essere proprio il nostro completamento. Bene Pino, dove va questa ricerca? Dove vuoi arrivare? Dove va? Dove va è un termine proprio a doa. Niente, questa ricerca va appunto a... mira a un discorso internazionale, indubbiamente. Cioè, sì, uno per la musica si sacrifica, per la musica studia, va avanti e appunto vuole arrivare in dei posti, no? Questi posti stanno fuori delle Alpi, insomma. Speriamo di farcelo, sicuramente ce la faremo. O con i capelli bianchi o... o senza capelli. Bene. Credo che mai come oggi abbiamo capito che la musica popolare italiana, dopo anni di malintesi, dopo anni di sottocultura, forse ha la possibilità di diventare quella che deve essere, un'arte popolare. E siamo molto contenti di aver presentato Pino Daniele, che probabilmente sarà nei prossimi anni uno di quegli artisti che ci farà felici e anche orgogliosi, visto che il mondo cambia e che il modo di esprimersi in musica è sempre di pari passo con una società in trasformazione. Migliaia sono i visitatori del museo che restano ore e ore per comprendere, per penetrare nella musica e nelle emozioni, nei valori, nel messaggio di Pino. Noi li accompagniamo con discrezione. Ecco alcune loro testimonianze. Annarita, Bruno e Sirio al Museo della Pace da Pino Daniele. Un commento, Sirio? Stupendo, non ci sono limiti per dire che è veramente bello. Ci si dovrebbe venire, come ha detto anche Michele, un migliaio di volte. Non ci si deve stancare mai, perché è tanto ma tanto bello. Che ti è piaciuto di più? Tutto, è stupendo. Non si può aggiungere altro a ciò che ha detto mio figlio, ovviamente. Dopo 5 anni di problemi volevo dare una bella giornata a mia moglie. Penso di avergli regalato uno dei più bei giorni. Tullio, un'emozione del Museo di Pino. Commosso. Eh? Una lacrimuccia ci è scappata.
bellissimo. La cosa più bella? Ma è tutto bello, mi sento tutto trasportato dalle note della sua musica, dall'atmosfera di questo museo. E questo è quello che piace a Pino. Grazie. Allora, Museo della Pace, 31 dicembre, sala musica. Dopo Pino Daniele, signori e signori, il più grande pianista, Lorenzo, vai! Bravissimo Lorenzo, bravo! Questo ho il disco, il 33 giri, 33 giri, 33 giri. Ho capito che lei viene da Ferrara e che è una fans di Pino, mi sbaglio? Da sempre. Le piace tutto questo? Da sempre, io lo amo. Un'emozione e un commento. Beh, ci sono pochissime parole per dire, cioè non si trovano le parole per raccontare Pino. Poi a me specialmente, che ho tantissimi concerti sulle spalle, vedere queste cose mi riporta di nuovo indietro a riascoltarlo infinitamente. Ottima cosa. Beh, io ho amato Pino Daniele con lui e da poco, ed è emozionante, davvero bello. Complimenti per tutto quello che avete fatto. Un commento su Pino. Per me Pino è come se fosse una famiglia, come se fosse un fratello. Sono cresciuta con la sua musica, quindi vivere questo momento è come se lo avessi qui. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di abbracciarlo, di abbracciare il figlio. Non lo so, mi tocca qualcosa. Oggi sei venuto? A stare un po' con lui. Qua? Qua, e ci parlo. Che cosa gli dici? E niente, è come fosse vivo ancora per me, perché con i sentimenti non si scherza. E noi siamo cresciuti assieme e avevamo un rapporto fraterno, oltre che lui era il più grande. Diciamo che oggi sono qua a parliamo in disparte io e lui, con i miei ricordi, e questo mi è rimasto di lui. Poesia. A suo ore è stato bellissimo. Und dann sagt er, und dann fragt dann, wie man heißt, vielleicht ist das ja toll dann zum Übersetzen. Er fragt dann, wie man heißt. Mhm. Und dann sagst du so, ciao Pino, und er sagt dann, ciao Peter. Und er sagt dann, ob du alleine bist. Nein, ich bin mit denen da. Und dann fragt er dich, welches Lied du hören möchtest. Ach so. Mhm. Und dann sagt er, okay, das singe ich jetzt für dich. Thank you.
Grazie, bravi! Tutte cose, tutte parole. Museo della Pace di Napoli voluto dalla Fondazione Mediterraneo, 5.000 video, 12 percorsi, uno è dedicato a Pino Daniele con filmati inediti. Antonella Maffei. Abbiamo montato questi video appositamente per il museo, quindi trovi le origini, trovi questo filmato che è un giovane ribelle, dove noi raccontiamo le prime appaggini di Pino. Museo dell'emozione, nel Mammoth Museo della Pace di emozioni ce ne sono davvero tante, a partire dal omaggio a Pino Daniele, che Michele Capasso, convinto sostenitore ormai da 25 anni del dialogo tra le civiltà del Mediterraneo, ha voluto regalare alla città. Messi da parte i cellulari, benché sia un museo digitale, qui non sono ammesse distrazioni, il visitatore deve abbandonarsi ai percorsi emozionali, su ambiente, arte, architettura, religione e archeologia, 12 in tutto, immagini in altissima definizione, alcuni testimoniano una storia che non c'è più, come Palmira, il più forte, il viaggio con l'uomo in blues, con foto, ricordi, il suo camerino, le sue amate chitarre. Thank you.
In scena e fingere in questo melodramma si accendono le luci color tramonto come il vestito che indossi per me. L'amore, l'amore si fa attendere forse nel secondo tempo in un altro momento, ma in un momento tutto può succedere. Un battito di ali nel silenzio della vita. Salirò tutte le scale del mondo, io sarò alla fine del giorno ad aspettarti, io sarò alla fine di questo ritorno, sarò alla fine della strada che ci porta al mare. Noi siamo solo attimi da vivere così. Salirò tutte le scale del mondo, io sarò alla fine del giorno ad aspettarti, io sarò alla fine di questo ritorno, sarò alla fine della strada che ci porta al mare. Siamo uomini e donne nel bene o nel male.
Buongiorno a voi, tutto bene, voglio. Ah, visto tempo là, guarda solo, ah. Bellissimo, ci voleva sta giornata. Siete già. Hai visto che è successo? Che è successo? Guarda, è morto Pino Daniele. Morto Pino Daniele. Te lo giuro, è morto Pino Daniele. Voglio, ma che state dicendo? Ma come? Ma che ne hai visto coppa a Facebook? Ieri hanno parlato tutto quanto. Tutti a televisione stanno dicendo. Tu dici di stronzato, voglio. Non è morto Pino Daniele. E allora vuoi dire che è morto pure Totò? Edoardo, Troisi, Viviani. Secondo voi può mai morire Filomena Marturano? L'ultimo scunizza a livello, ricomincio da tre. È come se rimane mescita e dico a Napoli è morto solo, o è morto Maro, Vesuvio, Capri, Ischia, Procida. Guagliù, si muore solo quando un non si ricorda più di te. Se no, ci si allontana solo fisicamente. Ho 30 anni, praticamente la mia infanzia, dalla mia adolescenza, ogni sua canzone è
la mia vita. 60 km di passione da Avellino, sono qui per Pino. Non posso credere posso vedere lui. È il nostro idolo. Ed è stato utile per la città di Napoli. Pino, sei un grande. Io per te sono venuta da Pisa, sono una palermitana. Pino, veramente aspettavamo questo evento. È stato capace di dipingere Napoli nel bene e nel male. Pino Daniele rappresenta uno dei monumenti di Napoli. E siamo qui per Pino, per lui, perché ci ha insegnato veramente attraverso le sue canzoni. Ma di questa serata viene fin troppo facile dire che siamo emozionati perché siamo cresciuti con la musica di Pino Daniele, non avremmo mai immaginato di essere qui stasera. Però ripeto, fare considerazioni artistiche, considerazioni non serve a nulla. Per me sentimentalmente e personalmente essere stasera qui ha un valore enorme. È un'emozione fortissima. Io approfitto di questo momento anche per ringraziare Pino, perché in realtà non lo faccio mai. Noi chiacchieriamo sempre di musica, di stesura di pezzi, e facciamo quello, quell'altro, produzioni. Di ringraziarlo proprio perché questa serata è una serata importante, non è solo una serata musicale, il che già basterebbe, perché siamo in tanti sul palco a cantare le canzoni di Pino, a emozionarci, a condividere con lui anche la sua parte napoletana più profonda, però è anche un concerto importante perché ha un risvolto sociale importante che riguarda l'ambiente, la situazione di Napoli, quindi ha una valenza emotivamente molto forte. È un bel pezzo di storia della mia vita questa canzone con Pino Daniele, Se mi vuoi, che canterò stasera. Pino è stato un grande e lo sarà sempre, un esempio, un uomo che è un tutt'uno con la sua chitarra e con la sua musica. Quindi grazie Pino e sempre grazie Napoli, che merita il rispetto che merita in quanto città magica, bella, e per la gente che c'è. Se mi vuoi è una sicuramente delle canzoni che canterò per sempre. Grazie Pino, sono qua per il tuo 30° compleanno, sei sempre giovane. Pino è connesso con un lato incredibilmente nobile della musica. Pino è baciato da un'ispirazione molto intensa, che va oltre forse se stesso. Per me suonare con Pino è suonare me stesso, un po' essere, non essere un session man oppure ma suonare come se suonassi la mia musica. Pino o tese umanamente come un fratello maggiore. E ce n'è motivo, perché io ho vissuto molto insieme a lui. È proprio un grande artista, uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. Una specie di missionario che è stato mandato un po' come tutti gli artisti veri sulla faccia della terra per dare qualcosa a questo mondo. Alessandro, sono Pino. Signori. Allora, la band di Nero a metà sono Marangolo, sta lì. Gigi De Rienzo sta qui. Sta qui. Pino e Lucio mancano. Pino e Lucio l'hanno due grandi. Questo ragazzo del 1955 compare con la sua rabbia musicale.
Che cosa hai scritto? E tu sei un sogno, Pino mi manchi. Stamattina ero un po' giù. E vado, cosa faccio? Fondazione Mediterranea. Museo della Pace. Il secondo piano del Museo della Pace, Pino Daniele. Il fratello in blues, straordinario. Grazie Michele. Grazie per le grandi emozioni che ho provato. Giovanni Malagò, emozioni per questa visita. È difficile in così pochi secondi raccontare un'emozione, anzi un insieme di emozioni che mi hanno accompagnato visitando questo luogo, devo dire, non è raro, è unico. Ero venuto per abbracciare Pino, i suoi ricordi, la sua storia, una persona a cui sono molto legato, la mia vita, la nostra amicizia, l'affetto. Con Alessandro c'è un percorso proprio da quando era ragazzino. E poi ho scoperto questo straordinario Museo della Pace. Ma si capisce una cosa, che forse il modo migliore per raccontare queste emozioni, perché qui dentro c'è proprio, dentro queste mura, c'è una storia di passione, passione nei confronti dei valori della vita, portata avanti da una persona conosciuta oggi, che già mi ha conquistato, qui non posso che dire complimenti e grazie, perché se l'umanità è migliore, perché non solo esiste un posto così, ma c'è chi soprattutto ha voluto portare avanti, probabilmente contro tutto e contro tutti, ma credo che queste sono le cose della vita che conto. Clementino, al sì. Museo della Pace, un tuo commento sul museo e su questa foto con Pino. No, ragazzi, il museo è un viaggio nel tempo, a tutti gli effetti. Ho avuto modo di vedere dai doni fatti da Frank Sinatra fino a Winston Churchill, fino al Papa. È incredibile. Questo libro qui, vabbè, ho avuto modo di guardare qualcosa. Eccolo, guarda. Cioè, siamo io e Pino Daniele, ma in realtà sembra i Red Hot Chili Peppers, guarda. Oh, è pure Raiz, guarda. Il mio rapper preferito, te! Vedi? Vai. Fatelo vedere a tutti i rapper italiani che diceva Pino Daniele, no? Io sono il rapper preferito di Alessandro Siani e Pino Daniele, questo mi basta. Grande amico di Pino, Giambattista, una sua emozione oggi al museo, e ci racconti che cos'era Pino per lei. E per me Pino ha rappresentato il sogno. Ho sognato con lui attraverso la sua musica. Un giorno sono salito sul suo palco e mi sono detto, professionalmente vorrei essere nel suo entourage. E un giorno è arrivata una chiamata e ho iniziato a essere il suo consulente tecnico fino al giorno in cui ci ha lasciato. Enrico Rovelli, manager storico di Pino dall'87 al 94, qui al Museo della Pace. Un commento ed un'emozione. Beh, mi è venuto a piangere un po' di volte. Stefano ha curato l'immagine di Pino per tanto tempo. Una sua emozione su questa visita al Museo della Pace. Più che una visita, devo dire, ho potuto rivivere la sensazione di non solo essere con lui, ma per la scelta di aver posizionato oggetti, di aver ritrovato quella sensazione di famiglia che si ricreava nel camerino, ma con un amore così potente che, devo dire, l'emozione supera l'emozione stessa. Chi è che stava provando? Io sto vicino a te. Rino e tutti quanti dovevano registrarla. E venne c'era Peppe Lanzetta. Io ho conosciuto. Io ero un jolly, in realtà non ero un musicista, ma era un jolly. Stiva piezza tutto quanto. Stiva là perché sentivo il richiamo dell'arte, della musica, che dai genici, non lo so perché. E quindi va bene così, dai. La fondazione da questo museo possa nascere un qualcosa che possa testimoniare la grandezza di questi artisti, perché in realtà Pino secondo me è più grande di quello che è l'abbraccio della gente che lo può contenere. Ma vuoi della chitarra? Quindi la facciamo in do. Musica. Siamo a Napoli, siamo al San Paolo,
Io e questo ragazzo eravamo qua nel 1994 insieme al più grande musicista napoletano del Novecento. Questo lo so che è una sparata, però per noi è così. Per noi è così. Degli anni nostri. Degli anni nostri, per cui degli anni, per quello che ci riguarda. Pino Daniele, eravamo qua a fare un concerto in trio. Pino era un po' di anni che non ritornava a Napoli a suonare, per cui era l'occasione per lui per tornare a San Paolo. Mm-hmm. E noi l'accompagniamo in questo concerto che per noi è una cosa... È rimasta la storia. La storia personale e anche nella storia della città, no? Perché tanti se lo ricordano. Se lo ricordano in tanti, sì. In tanti. Era magia, era una notte... Era mancato Troisi da 9 giorni, mi ricordo, da poco. E quindi era molto emozionante. Sì. Pino era emozionatissimo e tutto era emozionante. Mm-hmm. Era emozionante ogni passo dal camerino al palco, ogni... Non era caldo così, però. No, anzi, aveva pure piovuto. C'era stato pure un acquazzone. Oggi si schianta di caldo. Però questo è il regalo di Pinuccio. Che ha detto... No, ma stasera ci dà... Sì, sì. Ci dà un po' di fresco, un po' di 25. Ma a me piace il caldo. Lo so. Io sono che Napoli, a noi napoletani ci piace il caldo. E te sento quando ci ne sca e gozza senza guardare. E te vedo tutte gli ore, cari renne, vai a fatica, amore ride più. E lontano se ne va, tutta vita così, e da stima per non morire. Eros mi ha mandato un messaggino dicendo: ma mi raccomando, fai qualcosa per ricordare il nostro grande Pino a Napoli. E io invece ti rispondo: Eros, ma pensi che non ci stia pensando? Vieni, io sto in vacanza. Perché non vieni anche tu? Lui era in vacanza con la famiglia, invece la mattina dopo ho trovato un messaggio dove diceva: che facciamo? Diciamo che che c'è il cuore qua, non c'è nessuna, come si può dire, nessun è molto calcolo. Improvvisa, no, assolutamente. Nessun calcolo, nessuna strategia, niente, qua c'è proprio... Due persone, l'affetto, due amici. L'amore per Pino. Che ricordano un amico e un musicista che adorano. Che adorano. Cioè, in una città. Ci ha insegnato tanto. Importante. Yeah, yeah, yeah. Allora, la chitarra di Eros gli andrebbe data alla fine di Quando Chiove, quando c'è il solo finale di James. Napoli è mille culure. Napoli. Falla te che sei più bravo. Napoli è mille culure. Napoli è mille paure. Napoli è voce recreatura. Che sai, chiana chiana, e tu sai che non sei solo. Napoli non sono amaro, Napoli adore mare. Napoli è una carta sport e nessuno se ne importa e ognuno aspetta sciorta. Napoli è tutto un suono e ha sempre tutto uno, ma non sa la verità. Ma non mi vedete.
mule mille colore, la mule mille paure, Napule non solo mano, Napule adore mare, Napule accanto sporca e nessuno se ne importa, Napule una camminata in te fighe mie salate, Napule mille colore, Napule mille paure, mille colore, Napule non sono amaro, adore mare, adore mare, Napule, 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 Napule Pino Daniele, yeah. Sonamo, musicista, un musicista mio fratello, Pino Daniele, musicista e Mazzaniello, i song che ne volemo famo un bordello, le braccia si alzano come vele, seguendo il ritmo di Pino Daniele! Grazie, grazie, grazie Eros, grazie che sei venuto. Grazie a tutti, grazie. Questo museo si estende all'esterno. Il 17 settembre 2021 con il ministro Franceschini abbiamo inaugurato Pino Daniele Alive, la mostra, con gli scatti di Guido Arari, di Mimmo Iodice e di tanti grandi fotografi, ma soprattutto è tra i giovani, con i giovani, con le loro rielaborazioni che Pino continua a vivere e vivrà sempre. Nel chiostro di Santa Caterina a Formiello a Napoli, il via alla mostra dedicata a Pino Daniele. All'inaugurazione anche il ministro della cultura Dario Franceschini, il servizio dell'inviata Antonella Fracchiolla. Non puoi raccontare tutta la musica di Pino, tutto il suo percorso artistico, però puoi raccontare, puoi prendere delle pillole e cercare di far emozionare le persone. Così suo figlio Alessandro racconta la mostra Pino Daniele Alive. E Pino Daniele è vivo, infatti, nel ricordo di intere generazioni che hanno amato la sua musica e seguito la sua multiforme carriera artistica, da quando a cavallo tra gli anni 70 e 80 è stato nel panorama musicale partenopeo e italiano una presenza folgorante, un grande innovatore. Percorso tra musica, scatti d'autore dei tanti che lo hanno immortalato nel corso della sua carriera, da Guido Arari, curatore assieme ad Alessandro Daniele, a Mimmo Iodice, tra strumenti musicali e oggetti personali dell'artista. Nel chiostro di Santa Caterina Formiello, a pochi metri da Porta Capuana, al centro di un progetto di rigenerazione urbana che un gruppo di privati porta avanti da molti anni, tra antico e contemporaneo. Pino Daniele mescolava tutti gli stili e le tendenze nella sua musica. Napoli è un po' così e questo luogo è esattamente la rappresentazione di quello. Rosita, Simone, Alfredo oggi al Museo della Pace ci hanno deliziato con la loro musica. Lei ha vinto il premio Giffoni. Un commento su questo posto? Bellissimo, emozionantissimo, sempre da scoprire, quindi avremo ancora tempo per osservarlo per bene. Un commento? Devo dire, è un luogo di bontà. Sono rimasto veramente colpito, non mi aspettavo di trovare questo e ci sono tante riflessioni da fare e faremo. Oggi 26 luglio i ragazzi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano da Pino Daniele Alive. Un vostro commento a caldo? Fantastico, bellissimo. Grande. Sono emozioni.
Stupendo. Non ho capito? Stupendo. Molto emozionante, molto. Benissimo. Bello, bello, fortissimo ed emozionantissimo, veramente. Posto magico, davvero. Giù la mascherina, fammi vedere come sei. Ecco qua, perfetto. Troppo bello, si respira proprio la musica proprio. Ah, mascherina giù. Ciao. Sì, troppo bello, emozionante. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Tra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te. No, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Faccio quando chiova, ok? Sento quando scende scala e corso senza guardare e tu vedi che tutti i giorni caride e non va a faticare e mo non ride più e lontano se ne va tutta vita così e da stipe per non morire. E aspetto che chiova, l'acqua non vuole va. Se non me la ricordo neanche, però ok. Tanta l'aria sa da cagnare. Se fa scuro e parla luna e ti riesco per sentire per te ogni cosa può parlare. Oggi è il 19 settembre 2021, 40 anni dopo lo storico concerto di Piazza Plebiscito, Il Mattino dedica a Pino Daniele uno speciale di 18 pagine dal titolo È sempre plebiscito, una testimonianza ed un ricordo indelebile che è radicato nella memoria della città.
Una festa popolare, dice il musicologo Roberto De Simone, è un momento particolare dove una collettività mostra le sue paure, le sue tensioni e le sue frustrazioni. Paure, tensioni, frustrazioni o semplicemente gioia di partecipare alla festa di un idolo nella sua città. 200.000 persone hanno seguito il 19 settembre l'ultimo dei 52 concerti estivi di Pino Daniele, con Tony Esposito, James Senese e Tullio D'Episcopo. Il doppio degli spettatori accorsi in Piazza del Duomo a Milano. Una folla così si raduna in Piazza del Plebiscito solo in occasione dei comizi dei grandi leader politici. Sul fronte dei cantautori, questo ragazzo del 1955 compare con la sua rabbia musicale nel 77. L'ultimo album, Vai Mo, in pochi mesi è andato oltre le 200.000 copie, un record per un 33 giri. I tre precedenti, dopo il boom iniziale, vanno a ruba oggi sul mercato. Si calcola che il cantautore napoletano abbia venduto finora 500.000 di dischi giganti. Che cosa respingi e che cosa accetti di una città come questa, oggi? Ah, di una città come questa, come strutture, non accetto niente. È chiaro, è normale. Una città come questa io accetto sentimenti. Prendo i colori dei palazzi che mi ricordano la mia infanzia, come una forza di... Sono napoletano, sono nato a casa. E ha già continuato a dire certe cose, perché è giusto, perché lo sento. Nel momento in cui non sente più dice niente, non dico niente. Senti, cioè, per me tutto il resto, tutto quello che è successo, al di là di come concerti, come disco, come anche altre cose, è solamente un contorno a quello che io voglio fare. Ma che ho? Dimmi che ho? Ho una faccia da indiano, è passato un po' più strano. Di chi disse tornerò, aspetto un piede. Non so che la calma fa, non posso dire, che ne so che la calma fa. È stata definita la notte dei 200.000, una notte che ha avuto momenti di tensione drammatica. Pur di vedere,
La folla occupa i monumenti della piazza e i tetti dei pullman della Rai. A un certo punto, la Rete 2 deve sospendere la registrazione del concerto. Qualcuno perde i sensi. Che si fa valere. Io ho una piccola cosa da dire. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sol, oh sol mio, sta fronte a te, sta fronte a te. Memorabile fu il concerto che Pino volle dedicare alla Fondazione Mediterraneo alla fine del 2014. Scherzando disse solo pochi minuti, invece restò con noi molto tempo e le sue canzoni resteranno per sempre nei nostri cuori. Con questo contributo concludiamo questo filmato Pino Daniele e Terra Mia. Alla fine degli anni 70, 1978-79, tra San Sebastiano al Vesuvio, mio paese d'origine, e San Giorgio a Cremano, ci incontravamo. Uno di questi incontri fu con Massimo Troisi e con un artista che sarebbe diventato un grande artista, che scambiavano idee, passioni. Mi ricordo una canzone che si titola Cammina, cammina, che parla di un vecchio sul porto, un inno a Maria. E con grande emozione, con grande affetto, che do il Premio Mediterraneo. Jacopo Molinari viene con me a consegnarlo a Pino Daniele. Ringrazio, sono un po' emozionato, devo dire la verità, è onorato di ricevere un premio così importante, cioè una testimonianza importante. E sono felice di essere qui e soprattutto non sono un buon oratore, no?
e quindi volevo solamente cercare di comunicare questo senso di questa voglia di essere soprattutto napoletano, questa mia napoletanità. Credo di essere un portatore sano di napoletanità e con i miei amici musicisti, e quindi solo attraverso la musica e le canzoni riuscire a comunicare qualcosa, perché a meno che non avete un traduttore napoletano che può tradurre dal napoletano all'italiano. Con Pino e con Sofia Alessandro stiamo lavorando a un progetto, un concerto per la pace nel Mediterraneo, quindi se riusciamo a concluderlo sarà un altro momento importante della fondazione. Devo dire che anche qui stasera con l'ammiraglio Felice siamo diventati molto amici e sicuramente ci darà una mano su questo progetto importante sul Mediterraneo. Ed ora Pino ci fa un grande regalo, alcuni suoi pezzi più belli questa sera in esclusiva per noi. Sì, però diciamo che non è una cosa lunga, quindi potete andare, se avete fame, aspettate 10 minuti e ce ne andiamo. Va bene, in famiglia, ok. Grazie ancora. Ricordi questa strana pazzia,
mille paure. Ma soprattutto dedicato a tutti noi che ci crediamo alla pace. Questa è la cosa. Casa sulla duna.
grazie, grazie a tutti e al prossimo anno, e chi lo sa, forse con il concerto mediterraneo per la pace di e con Pino Daniele. Grazie a tutti. Ammiraglio, girati un po'. Sì, sì, dobbiamo fare la fotografia. Noi teniamo le nostre foto. Aspetta, fa uno con lui. Però il mio ammiraglio è lui. Bella questa. Lui è il mio ammiraglio. Gli stai dando. La classe non è acqua. Ma voglio sta fotografia. Napoli è mille colore. Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiaro chiaro, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare,